Il Touring Club Italiano lancia una nuova iniziativa, un nuovo progetto per la libreria di saggistica e non fiction narrativa, in cui la geografia è un metodo di racconto, di rappresentazione delle cose del reale, di interpretazione, di interrogazione del reale. E in qualche modo è un approccio sentimentale, una geografia calda che riesca a raccontare i territori, le culture, i bisogni, gli interessi, le suggestioni, insomma, tutto ciò che gira intorno a una filosofia del viaggio che possa essere contemporanea. I primi titoli sono quattro e sono in apertura di quattro serie, quattro collane, una collana di frontiera fra giornalismo, saggistica, letteratura, divulgazione scientifica, con la proposta di un libro di una giovane storica inglese che si chiama Sara Caputo. Il libro è Sentieri sull'acqua, sulle origini della cartografia, però sulle linee invisibili, quindi linee tracciate sull'acqua, nel cielo, non sulla terra. Un libro molto suggestivo sulla forma del mondo che cambia in funzione della prospettiva che adotta un cartografo. Un secondo titolo apre una collana che si chiama Arcipelago, in cui si proverà a costruire delle mappe del sapere, mappe anche dell'immaginario, non solo di territori reali, e con un primo titolo di un filosofo inglese che si chiama Julian Baggini. Il libro si intitola Pensa come mangi, una filosofia globale del cibo, in cui ci si interroga su tutto ciò che c'è dietro quello che mangiamo, le filiere economiche, ma anche quelle filosofiche, diciamo così, culturali, per una scelta consapevole di ciò che mangiamo, ma perché la tavola è un campo di battaglia da un certo punto di vista, in cui si operano delle scelte che hanno un impatto anche sul nostro ambiente, ma anche sul nostro modo di intendere la relazione con il vivente, con gli altri, eccetera. Un libro, peraltro, non prescrittivo, quindi non è una dieta, ma è un vero viaggio nel mondo del cibo. Un terzo titolo di un prestigiosissimo e eminente geografo italiano, forse il decano della geografia italiana, che è Franco Farinelli, un libro invece più agile, che apre una collana che vuole in qualche modo aprire un dibattito o in qualche modo porre delle piccole grandi questioni. La collana si chiama Agorà, il libro di Franco Farinelli si chiama Il paesaggio che ci riguarda, come progetto collettivo, ma in qualche modo anche come metodo sovversivo. Il paesaggio che è in qualche modo stato abolito negli ultimi anni di discorsi sulla globalizzazione e in qualche modo l'annullamento delle frontiere, dei muri, eccetera, in realtà riporta il paesaggio come concetto, come idea di costruzione sociale, politica, come di nuovo come scelta sulle cose del mondo al centro del dibattito. Il quarto titolo, che è invece apre una collana più divaria, diciamo così, in cui i registri cambieranno di volta in volta, in questo caso proponiamo una sorta di graphic novel molto sui generis, una sorta di fotoromanzo artistico di due artisti spagnoli, Carlos Pottone e Guillermo Aluir. Si chiama La Faglia ed è di nuovo sulle frontiere invisibili, sul limite, sulle ferite della storia. È un racconto lungo il confine fra l'Italia e l'Austria, quindi con le memorie della Grande Guerra, ma anche con le lacerazioni, le divisioni, i conflitti che le differenze identitarie, nazionaliste, eccetera, portano con sé.